Amici, buongiorno e bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazione. Finalmente vi presentiamo, abbiamo preso in mano definitivamente questo lavoro che ce l'abbiamo in ballo ormai da ben più di un anno e stiamo andando avanti per cercare di risolvere tutti i problemi che questa mini GP ci ha consegnato dal momento in cui il cliente ce l'ha portata. Allora, prima descriviamo un attimo la macchina. Questa è una R53, quindi una macchina, una seconda serie della mini, quindi ancora con compressore volumetrico. È una serie limitata perché parte dalla meccanica della John Cooper Works, sulla quale sono state fatte alcune modifiche di carattere strutturale. Da un punto di vista meccanico rimane il motore classico con 218 cavalli, quindi a livello di cavalleria non è cambiato più di tanto. È una serie numerata, ne hanno fatte 2000, questa, tutte le GP sono contrassegnate sul tetto col numero di serie, è la 1521esima, quindi è già una delle ultime, andiamo verso le ultime serie. Quello che dicevo, questa macchina qui non ha subito da un punto di vista in fabbrica dei cambiamenti prestazionali. Quello che è stato fatto diciamo dei piccoli ritocchi che la contraddistinguono, che sono appunto lo spoiler posteriore per appunto creare uno schiacciamento della parte posteriore, la parte diciamo interna dove sono stati eliminati i due sedili posteriori al posto dei quali è stata montata questa barra, quindi è stato rilavorato il rapporto peso-potenza. È una macchina che pesa, così com'è dichiarata dalla casa, 1160 kg, quindi rispetto alla versione diciamo standard è una macchina che ha quasi 200 kg di meno. Altra caratteristica sono i sedili Recaro. All'interno non è che, a parte il logo GP, non è che ci siano tante altre cose, i cerchi dedicati e di altre grosse diciamo differenze rispetto a una normale fra virgolette John Cooper Works non ce ne sono. Le serie successive poi hanno fatto, diciamo, si sono scostati quando hanno fatto appunto le serie, ne abbiamo presentata una un po' di tempo fa e lì la parte estetica è stata rivista in maniera molto più radicale, oltre alla parte anche motore. In questo caso invece sono partiti da un concetto di lasciamo la meccanica inalterata, lavoriamo sul rapporto peso-potenza e cerchiamo di andare a toccare delle cose essenziali. Ad esempio, una delle cose che è stato modificato è l'averaggio del cambio. Questo cambio è precisissimo rispetto al classico cambio mini, che era dava la sensazione di non essere così fluido. Questo è un cambio che è molto burroso, ha gli innesti veramente molto precisi. È stato rivisto l'assetto, ovviamente un assetto senza fare cose stravolgenti al classico assetto molla ammortizzatori separati, quindi non è stato fatto un assetto a ghiera o cose del genere, però un assetto è stato ritarato sulle caratteristiche della macchina. Morale della favola è che questa macchina c'è stata commissionata, è stata acquistata dal cliente presso un acquistato questa macchina praticamente su scatola di montaggio, cioè un altro cliente aveva riscontrato un grosso problema al motore. Il motore ha avuto un problema sostanziale per cui doveva essere completamente revisionato e il cliente precedente, prima dell'ultimo che l'ha acquistata, aveva deciso che il danno era troppo grosso e aveva deciso di smembrare la macchina, di smontarla completamente e venderla a pezzi in sostanza. Quest'ultimo cliente, che è innamorato di Mini in maniera particolare delle GP, ha deciso di acquistare questa macchina disassemblata. Infatti ci è arrivata su carro attrezzi con tutto l'interno già smontato, con il motore smontato, con praticamente era un kit di montaggio. A questo punto il cliente ci ha affidato il lavoro, che non è stato di semplice entità, perché il problema sostanziale, come dicevamo, era sul motore. Quindi il motore aveva un grosso problema, aveva sbronzinato, aveva praticamente creato un problema di bronzine sull'albero motore e ovviamente questo aveva comportato una serie di rotture interne praticamente irreparabili. In rettifica abbiamo provato la strada della rettifica, purtroppo l'abbiamo dovuta abbandonare perché purtroppo non si trovano né in aftermarket né la Mini stessa fornisce ricambi o parti specifiche di questo motore, quindi sarebbe stata un'impresa che ci avrebbe portato a interrompere il lavoro a metà. Alla fine abbiamo optato, e per questo motivo abbiamo aspettato tanto tempo, per trovare un altro motore
compatibile con questo. Ci abbiamo messo un bel po', ci abbiamo messo quasi un anno, alla fine abbiamo trovato lo stesso motore con le stesse caratteristiche, l'abbiamo ovviamente revisionato, l'abbiamo rimesso a punto, era un motore che sostanzialmente era già, direi, sufficientemente a posto. Abbiamo riutilizzato le parti esterne del motore precedente, quindi intercooler, il compressore volumetrico, l'alternatore, cioè tutte quelle che sono le parti esterne, e tutta la parte elettronica era compatibile con questo motore, quindi abbiamo solo riprogrammato il discorso delle chiavi per l'immobilizer, ma da un punto di vista, diciamo, prestazionale, questo motore ha le stesse identiche caratteristiche del motore precedente. Poi ovviamente, al di là del motore che adesso gira perfettamente ed era l'aspetto più importante, più complesso del lavoro, abbiamo ricostruito tutta la parte interna, quindi adesso la macchina è stata a livello interno ricostruita completamente. Stiamo rifacendo tutto quello che era deteriorato nella parte sotto, quindi andiamo a cambiare dischi, pastiglie, molle, ammortizzatori, barre, tiranteria, quindi tutto quello che è assetto impianto frenante viene completamente rimesso a nuovo. Nei prossimi 2-3 giorni questa macchina sarà completa da un punto di vista motore e tutta la parte meccanica. Ci rimane da riprenderla da un punto di vista di carrozzeria, perché ovviamente è una macchina che è stata usata ai tempi come muletto per apripista durante i rally, quindi diciamo che non è stata trattata con i guanti di velluto, diciamo così. Quindi la parte di carrozzeria presenta parecchi segni, quindi con il cliente abbiamo pensato, appunto, una volta completata la parte motore la passiamo nel reparto carrozzeria, la riverniciamo completamente nel colore ovviamente originale, andremo a riprendere gli adesivi che sono caratteristici di questa macchina, andremo a cambiare anche le gomme, perché anche queste sono ormai finite, quindi diciamo che gli daremo una macchina rimontata e completamente nuova, inteso una macchina che comunque è del 2007, però comunque completamente restaurata e rimessa a punto da un punto di vista estetico, interno, esterno, meccanica motore e tutto quello che è la meccanica della scocca. Quindi questa macchina dovrebbe ritornare ai vecchi fasti, il cliente probabilmente la prenderà ad uso collezionistico, ma ha detto: guarda, questa macchina la userò molto poco, sono innamorato di questo genere di vettura, neanche altre di versioni diciamo più recenti, questa qua la metterà in box come una specie di piccola reliquia. Quindi diciamo che con il cliente stiamo facendo appunto questi lavori passo passo e contiamo alla fine di luglio di consegnargliela finita. Questa è un po' la cronistoria, casomai quando l'avremo finita anche di carrozzeria, che si presenterà bene, adesso chiaramente è ancora in fase di lavorazione, polvere, olio, cioè è ancora, diciamo, in sporca, e quando una macchina è in lavorazione chiaramente non si guarda la parte estetica. Quando la macchina sarà definitivamente finita, se riusciamo, faremo un video di chiusura dove vi presenteremo la macchina prima di consegnarla finalmente al cliente. Per il momento è tutto, vi ringraziamo, qualunque informazione ci potete contattare in sede allo 02 73 83 175, consultate molto attentamente il nostro sito www.9000giri.it, specialmente nella parte archivio e elaborazione, dove trovate più di 3500 schede vettura, di mini mi sembra che ce ne siano quasi 150, quindi troverete tutto quello che vi può interessare. Se uno parte dalla mini, lì dentro trova sicuramente quello che gli può interessare in uno dei lavori che abbiamo fatto precedentemente. E cosa tanto importante, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo, per dare un sostegno al nostro lavoro. Alla prossima, grazie.